interessante il discernimento, perché possiamo leggere la parola e capirla come tu vuoi, per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, sorelle mie, siete pronte? Sì, riprendiamo la lettura del profeta Osea. Vi dicevo che può aiutarvi a capire l'atteggiamento di questo Papa, che è un profeta. Ogni tempo abbiamo bisogno di un profeta, sono tanti i papi, adesso le ragazze giovani qui avrò visto poca roba, no, ma i più anziani, non so se avete degli anziani, perché quando uno è vestito da monaca sembra tutte belle ragazzine, quanti hai? 90. Belle pulite, sai, senza 90. Va bene, grazie. 90, questi sono in età. C'è il nostro confratello lì a San Massimo, ma con 90 li aveva anni addietro, gira per il mondo, va a scrivere libri, adesso a Parigi perché deve fare, dopo va, mi corregge le cose, che ogni cosa che scrivo io mi corregge, le virgole, i punti, è bravo. Eppure sembra un ragazzino, ma è del, non so, 25, quindi devo dire che ha 91, 92 anni. Allora, vedi, arriva con l'acqua, e l'acqua forse... Se non vuole il caffè, non l'acqua. Niente, il caffè dopo. Okay. Freddo. Perché freddo va benissimo. Allora, dicevo, sorelle mie, è importante, mi sembra, ecco, dopo, perché noi stiamo leggendo un testo e cerchiamo attraverso questo testo di capire la parola di Dio, perché la scrittura non è ipso facto così, parola di Dio così, è parola di Dio, ferma, parola di Dio devi scrutarla, devi cercarla, quella è la parola di Dio, la devi cercare, quindi contiene la parola di Dio, non è subito, è parola di Dio, no? Basta dire parola di Dio, non dire è, non dire parole, perché magari hai letto un testo, la gente dice è parola di Dio, contiene la parola di Dio, è giusta, è parola di Dio perché è ispirata, chiaro, è parola di Dio, quindi non erano solo parole di uomini, è parola di Dio, è ispirata, ma contiene la parola di Dio, e quella parola di Dio è una parola per la mia generazione, per me, ma per scoprire come questa parola di Dio, sorelle, è per la mia generazione, e per me, per la mia generazione, per la mia comunità, no? Devo avere discernimento, e discernimento è un dono dello Spirito, ci sono tanti criteri, sarebbe bello anche rivedere in testi, vediamo qualche uno nei testi di Geremia, i criteri di discernimento, ma abbiamo visto stamattina quello che dice Shalom Shalom e non guarda i fatti, quello ha poco discernimento. Allora, con discernimento leggiamo questo testo e vi dicevo che a me sembra, io così le interpreto dal punto di vista di attualizzazione, che è una parola, quello che vi dicevo stamattina di Osea, e adesso lo leggeremo di meglio, dopo vedremo la conferma anche nel capitolo più avanti, di questo atteggiamento, che di solito noi siamo abituati a questo processo, no? Hai sbagliato, prendi un castigo, fai qualcosa, una volta si dava anche il castigo, chiudi di notte il refettorio, adesso non si fa più, ma c'erano i castigo, erano piccoli noi bambini, era tremendo, io avevo una vergogna tale che una roba di mettermi in ginocchio di fronte, perché magari avevi parlato e soprattutto avevi parlato in dialetto, ma chi mi aveva insegnato l'italiano a me? A casa mia nessuno, era la lingua, non esisteva l'italiano, quindi arrivi lì e se parli, castigo, diciamo pecco, conversione, castigo serve per la conversione e dopo il perdono. E invece guardate la cosa strana, la novità che sta annunciando Osea, guarda che il perdono anticipa la conversione, perché questa donna non si voleva convertire proprio per niente. Se voi, io l'ho appena
abbozzato. Se voi vedete, nel capitolo 2, del versetto 4, Osea è là, diciamo, arrabbiato, e dice: accusate vostra madre, accusatela, cioè, dire attaccatela, accusatela, quindi vuol dire, perché essa non è più mia moglie e io non sono più il suo marito. Non è che sia che adesso la voglia, non esisteva il divorzio, perché il divorzio non esisteva, quindi qui dice è come non esistesse più, non esisteva il divorzio, ma dice, ma come non esistesse più per me, si tolga dalla faccia i segni delle prostituzioni e vedi si converta, no? E i segni del suo adulterio dal petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda, la renderò come quando nacque, la ridurrò in un deserto. Vedete le minacce che fa Osea, i suoi figli non li amerò più. Quindi vedete, peccato, conversione, se no sono botte, ecco. Soprattutto dopo il perciò, vi dicevo, ci sono delle pene, che sbarrerò la strada di spine, cioè farò di tutto perché tu non vada dai tuoi amanti, e dopo, ma lei niente da fare, non capiva niente. E allora è avanti ancora, le toglie il cibo, no? Il grano, il vino, il nuovo, l'olio, e allora in modo che capisca, che si converta, che capisca che sono io, non il Baal che dà il grano, il vino, il nuovo e l'olio. Niente da fare. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, lo prendo, avanti. E dopo vi dicevo, quando si rende conto ormai non c'è niente da fare, questa donna qua mi ha proprio dimenticato, io non esisto più per lei, il suo cuore proprio, non, nel suo cuore io non esisto, seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me. Allora trovò una nuova soluzione, e la soluzione è questa: dopo il perciò, ecco la tirerò a me, cioè la tirerò a me, la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore, le renderò. Cosa significa la tirerò a me? Il verbo ebraico, sorelle, imparate, tanto che non siete qui, tra un fiore e l'altro che curate, non so, un miele, un'ape, impara anche l'ebraico, no? Che è facile, per le ragazzotte giovani è facile. La tirerò vuol dire, è una parola, si chiama la parola patah, che vuol dire la convincerò, cioè la convincerò con le buone, abbindolandola, diciamo, no? E come dice, vabbè dai, vai che questa sera ti vengo dietro, vengo anch'io e andiamo a ballare, ciapa, questi va bene, sì, dai, avanti. E questa, ma guarda, anche Osea gli è venuto, e invece la porta del deserto, cioè è come l'avessi ingannata, è un inganno amoroso. E la porta nel deserto, la porta in monastero, tra cui poi succede qua, si guarda attorno, un silenzio che è, nel silenzio risente la parola antica dell'amore, risente l'amore. Cioè è quello che succede anche nella nostra vita, sorelle, andiamo al concreto, che alle volte il Signore si è servito anche di fatti, di problemi, di quelli che noi chiamiamo una specie di inganno, no? Di inganno, e permetterci in una situazione in cui abbiamo potuto, anche in una malattia, sei fermo lì, legato a un letto, e dici, ma guarda, quello che mi sembrava una pena, quello che mi sembrava un castigo, essere bloccato, non posso, invece è un tempo stupendo in cui puoi veramente incontrarti il Signore. Questo attirerò, è come è un inganno amoroso, un inganno amoroso. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Era nel cuore dove lui non c'entrava più. E invece adesso sente questa donna che c'è come una parola, riprende il dialogo dell'amore. Cioè, prima era chiuso tutto, non c'è più niente da fare tra me e te. Adesso riprende il dialogo. E questo dialogo che parte dal cuore porta dopo anche tutto un rinnovamento anche esterno. Un rinnovamento esterno, sono tutte immagini, metafore, ma provate a vedere, sorelle, quando
voi vi siete riconciliati veramente con il Signore. Non parlo di peccati mortali o altro, ma ci sono dei momenti in cui dice il Signore: sì, adesso lavoro, faccio la monaca, diventi tutta rigida, fai tutte le tue leggi, però non ami, no? Sei tutta legata alle leggi, alle cose, sei precisa, tutto, ma non ami, non hai generosità al tuo cuore. Dopo finalmente il Signore ti tocca il cuore e vede che tutto diventa bello attorno a te, tutto diventa bello, le sorelle antipatiche, ma guarda che simpatiche, non mi ero mai accorta, e ora ti rendi conto di tante cose belle che ci sono nella tua vita. Prima erano là, anche prima, ma non le vedevi. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Accor in porta di speranza. Sapete quella, quante volte l'avrete letto e scrutato, ma comunque ve lo richiamo. Cos'è la valle di Accor? È quella valle di Acan, vi ricordate Acan? Quando Israele aveva conquistato Gerico, Dio aveva detto: per carità, Gerico ve la do, basta suonare 3-4 un po' di strombazzate, vi cade davanti a voi. E così io mi dico: quella roba, papà, e via, cade Gerico, Però ragazzi, dice: guardate che ve l'ho data io, non prendetevi niente. Cherem vuol dire tutto deve essere bruciato, è dato a Dio, non dire: aspetta che mi raccolgo le cose, niente, bottino tutto bruciato. Invece un certo signor Acan dice: guarda di là, non c'è nessuno, la madre superiore non c'è, neanche la vicaria, e la cuciniera neanche, già prende tutto, si è preso un booster e se l'è mangiato. Guarda, hai capito, finalmente me lo mangio, e guarda nessuno. E così anche lui si è preso delle robe e le ha messe sotto nella sua tenda. Però il giorno dopo Israele va a combattere contro un villaggetto piccolino, di roba da niente, dice: sti qua, io un attimo li facciamo fuori. E invece si prendono delle legnate, vanno da Ai, se vi ricordate Ai. E allora Giosuè, che aveva discernimento, dice: qui date si cova, qua qualcheduno ha rotto l'alleanza, vedete anche la forza. E lui dice: ma perché ci confessiamo? Per il mio peccato fa male le mie sorelle, fa male i miei fratelli. No, dice: vabbè, tra me e Dio, e a me lui sa, e gli domando scusa. Non è peccato, è la Chiesa che mi accoglie. Allora Giosuè dice: chi è che ha rotto l'alleanza? E buttano le sorti e cade sulla famiglia di Acan. Dice: hai ragione, sono stato io. È stato lapidato, e dopo vanno e gli fanno un bel mucchio trasformerò la valle di Acor, questa valle tristemente famosa, e dopo vanno e conquistano Ai. Allora, questa valle, che era la valle del peccato, la valle del tradimento, è la valle della non alleanza, diventa Petah Tikva, porta di speranza. Petah Tikva, diventa porta di speranza. Cioè, il Signore, guardate quante volte, se avete discernimento, ha preso anche i nostri peccati, di cui dice: ma quanto sono stata scema a far combinare loro riguardi la tua giovinezza o altro. Eppure tu vedi come il Signore, anche attraverso i nostri peccati, è riuscito a trasformare. È una cosa stranissima del Signore. Anche questo è un fatto che raramente si vede, no? Se uno non ha gli occhi del cuore, uno pensa: peccato, me la sono goduta e basta, oppure peccato, o sei sempre là pieno di rimorsi. Sempre vedere come il Signore si è servito anche del peccato perché tu fossi qua oggi. Strano, no? È come un'alchimia. Nel Medioevo esisteva l'alchimia, si prendeva certi metalli e diceva: è oro, e tutti ci credevano: è oro. No, ma non è oro, no, ma è una specie di alchimia, di trasformazione. E invece questa è una trasformazione vera. Allora, trasforma la valle di Accor in porta di speranza. Quello che è stata occasione del peccato diventa adesso porta di speranza. Attraverso quella mancanza il Signore ti ha preso, ti ha resa umile, e tu ti aggrappi al Signore e vedi che una volta aggrappato al Signore fai delle cose dell'altro mondo. Che cosa fai? La prima cosa è che cominci a cantare bene, cantare all'unisono, come cantate adesso. E cantare all'unisono significa che è nata la comunione, vedete
l'unione di tre ragazzi che stavano nella fornace e cantavano all'unisono, no? Non uno prima, uno dopo, uno attacca, e non è facile anche che voi fate anche uno spazio di silenzio prima di attaccare il secondo versetto, dico voglio vedere chi attacca per primo, invece giuste, no? E già vuol dire che è tempo in cui vi state in comunione, questo è un segno di comunione. Se invece fosse la prima volta, allora senti il trombone che attacca da prima, l'altro che viene dopo, che ancora non c'è comunione. Allora, la canterà vuol dire che adesso nel deserto, che è un deserto che fiorisce, vedete, il deserto che fiorisce è tipico dei profeti, soprattutto di Isaia, il deserto che fiorisce, vuol dire che quello che noi sogniamo e desideriamo, che è la vita eterna, già la sperimenti, come dice San Giovanni, l'Apostolo Giovanni, lo sperimenti qua nel tuo monastero. Cioè vuol dire che la vita eterna, cioè è chiaro che c'è una vita che noi non vediamo, una vita, uno spessore della vita eterna che è dentro di te, ne vedi poco, intuiamo, si vedrà, dice San Paolo, quando andremo da lui si vedrà quello che c'era già nel tuo cuore, che vivevi con la Trinità dentro di te, che cosa vuoi di più, avevi il paradiso. Allora comunque dice la canterà come i giorni della sua giovinezza, cioè riprenderà l'amore di un tempo. Quando era la giovinezza? La giovinezza era il tempo del deserto. Tenete presente che questi profeti non pensano al deserto come il Salmo 95 che ho pregato ogni mattino o quasi, no? Dice, se oggi ascoltate non il dolito del vostro cuore come Meriba, come dove i vostri padri mormorarono, mi misero, no, i libri storici pensano, il deserto è sempre un tempo di tentazione, di mormorazione. Invece questi qui, cari, i nostri profeti dicono, ma no, è stato un tempo di innamoramento. Il deserto è un tempo di fidanzamento, ecco. Allora la canterà come nei giorni della giovinezza, come quando uscì dal paese dell'Egitto, cioè è diventato Israele. Quando Israele uscì dall'Egitto, e là è diventato Israele, quando è uscito dalle acque del mare. Ecco, oracolo del Signore. E allora vedete il cambiamento che è avvenuto. Il cambiamento che è venuto perché questa donna è stata messa in un luogo di silenzio dove ha potuto ascoltare la parola del Signore, e la parola porta alla conversione, la parola d'amore, la parola d'amore porta alla conversione. Quindi vedete, peccato, parola d'amore, e la parola d'amore porta alla conversione, e questa la conversione qual è? È che adesso non mi chiamerai più marito mio, no, mi chiamerai marito mio, ma, e non mi chiamerai più mio padrone. Cioè la canterà, anche prima diceva cantare vuol dire ritorneranno le relazioni di un tempo, e poi mi chiamerai marito mio e non padrone, mio padrone. Sono due nomi in ebraico per dire mio marito, vuol dire Ishi vuol dire mio uomo, e mio padre, e marito si può dire anche Bali, anche adesso Bali, ma vuol dire il marito padrone, dice fai così e basta, guai a te, sai, se no, vabbè, allora non chiamerai più mio padrone, e Bali, ecco. Le toglierò dalla bocca i nomi di Baal che non saranno più ricordati. Vi ricordate anche il termine di ricordare, richiama tutte le liturgie che questa donna faceva, ricordare, non saranno più ricordate quando lei andava a celebrare le feste nei tempietti, e allora era tutto un ricordare i Baal, un gridare a Baal, Baal qua, Baal là, ecco. E non toglierò dalla bocca i nomi di Baal che non saranno più ricordati. In quel tempo, farò un'alleanza. Vi dicevo che il rapporto di intimità con il Signore che ritorna nel tuo cuore
ti fa rivedere le stesse cose nello stesso monastero che hai visto prima, che diceva, ma chi me l'ha fatto fare? E mi si dice, guarda che bello, e dice, tutto diventa bello, eh? E in quel tempo farò un'alleanza con le bestie della terra, cioè ritorna il paradiso terrestre, con gli uccelli del cielo, con i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminò dal paese, cioè elimina tutti i motivi di attacco, di giudizio, di parole in più che dici per quelle sorelle. Questo sta succedendo, questo succede. Però ancora non ha detto il cuore, quello che vi dicevo è la parola che mi sembra più importante per le sorelle ragazzotte, qualche che faranno la professione semplice, religioso, si faranno monache, che so io. Ti farò, attente qua, sono tre verbi, soprattutto nella Bibbia, nella traduzione nuova, sono tre verbi, il stesso verbo, non è il terzo, è ti farò, ti fidanzerò, tutti ti farò mia sposa, tutte tre volte ti farò mia sposa, come tre volte noi facciamo il voto, no? Faccio voto di povertà, di castità, quindi voto, no? Faccio voto. Allora, ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Notate bene questo testo, che è importante per voi, ma è importante anche quando vengono dei giovani o dei ragazzi e ragazze che vogliono sposarsi, oppure che si sono appena sposati. Beh, dice, guarda che cosa è capitato nella tua vita. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Vi dicevo, sorelle, che uno dei problemi che abbiamo avuto e che si ha adesso, perché il mondo che la vive soltanto dell'oggi, no? E il domani, per carità, ci fa tutto, il domani ti fa paura, perché ti fanno vivere nell'oggi, perché esiste soltanto l'oggi. Ecco, allora, l'impegno per tutta la vita, dice, guarda, mi devo impegnare per tutta la vita, come farò? Poi tenete presente se dopo un anno di noviziato, dopo tempo, cominci anche a vedere e riguardare le tue debolezze, perché allora vuol dire che sei saggio o sei saggia, che vedi che quando uno parte, dico faccio, sì, ma sai chi sei? Uno dei problemi nostri è che non sappiamo chi siamo, no? Questo è il problema, anche adesso tante volte sai veramente, pensate, due esempi classici che sono i due grandi apostoli, Pietro e Paolo, se voi guardate la loro vita, gli sbagli che hanno fatto è perché non si conoscevano, non si conosceva, Pietro non si conosceva proprio per niente, era convinto di essere un generoso, di non tradire mai il Signore, non gli passava neanche per la testa, ma cosa stai dicendo? Diceva, ma stai dicendo, cosa stai dicendo, Signore? No, dice, vedrai che mi tradirai tre volte, sì. Non ci credeva, e invece è bastato poco per accadere. Dopo, quando è che Pietro è diventato Pietro veramente? E prima era Simone, da Simone è passato a Pietro. Quando, vedete il momento in cui fai la professione, quando conosce la tua ha conosciuto la sua debolezza, ha conosciuto che era capace di tradire. Da quel momento lì ha potuto, dice, allora seguimi, è diventato veramente Pietro e non ha più tradito. Cioè, quando puoi fare veramente una professione solenne per tutta la vita? Quando conosci la tua debolezza e ti aggrappi a colui che è stabile. Che è stabile. La stessa cosa fa il buon Paolo. Paolo invece, se conoscete la vita di Paolo, basterebbe leggere i Filippesi, era convinto di essere un santo. Pietro pensava di essere generoso, se un contadino sono, per carità, ma Paolo, santo, anche più che santo. Se vi leggete la sua identikit che dà nella lettera ai Filippesi, dice, fa tutto un elenco, dice, poi fariseo, tre farisei, ma di quei farisei, e dice, persecuto, cioè una roba tremenda, convinto di essere santo, eppure lui con tutta la sua santità stava tradendo il Signore, non aveva capito chi era Dio, che cosa voleva Dio, ed era nemico di Dio, ed era convinto di essere santo. È stato il Signore che l'ha umiliato
E dopo ha capito tutto, eh? È stato come attratto, Paolo è come Amos, un attratto, e dice, non c'è verso, dice, io non riesco a non evangelizzare, perché il Signore mi ha toccato il cuore, mi ha toccato il cuore. Ecco, allora vi ho detto, il problema è conoscersi, questo se tu ti conosci la tua debolezza, può realizzarsi questa parola. Allora, qual è la parola? Ti farò mia sposa per sempre. Attenti, questa qua. Prima cosa, ti farò mia sposa. Questa parola viene detta, chiaro che c'è sempre un discorso parallelo, quello che Osea dice a sua moglie è Dio che dice a te, è Dio che dice a... è Dio che parla al suo popolo. Allora, ti farò mia sposa per sempre, vuol dire il verbo qui ebraico, ti farò mia sposa, è un verbo che si usa raramente, cioè raramente che si usa, però si usava soltanto raramente, si usava quando la sposa era vergine, allora gli si metteva il vestito bianco, se no niente, il vestito bianco, e c'era ancora nelle nostre tradizioni vedete, se uno aveva già avuto rapporti o avuto un figlio, non mica la vestivano da sposa, no, andavi e ringrazia il Signore che ti sposo, diceva il parroco. Comunque qui ti farò mia sposa per sempre, cioè ti rendo la tua virginità, questo è un verbo che vuol dire, ma dice guarda che ti ho tradito fino a ieri sera, no, primo ti rendo la tua virginità per sempre, e questo era un problema che poteva avere questa donna. Adesso gli spiega il Signore perché è possibile a te che hai conosciuto la tua debolezza e sai quanto hai tradito e quanto sei debole nella, basta una piccola tentazione che già devi nella tua strada. Perché dice ti farò mia sposa? Qui se avete la Bibbia di Gerusalemme l'avete di sicuro, è bellissimo che voi vi scrutiate la nota, no? La nota, quante volte l'avrete letta quella nota là, che dice che ti farò mia sposa, è una sigla del matrimonio, è una formula del matrimonio, ti farò mia sposa dopo per sempre, però è tutto quello che viene dopo il nella, in ebraico be, è la dote. Questa donna non aveva tempo di formarsi la dote, no? Perché, e adesso il Signore li rinnova il suo matrimonio e gli dà la dote. In dote, lei non ce l'ha la dote, non la porta nel suo matrimonio senza dote, ma gliela regala il Signore. E che cos'è che gli regala? Gli regala la giustizia, il diritto, la benevolenza e l'amore, cioè la sede, la giustizia, quindi i giusti rapporti, sa distinguere quello che è di Dio e quello che è suo, sa distinguere le cose, il diritto, cioè segue la volontà di Dio, segue la Torah, e poi nella benevolenza e nell'amore. E qui guardate, trovate le due parole fondamentali che è importante conoscere, il Papa anche le rivede nella sua continuità, cioè quando parliamo di misericordia, la misericordia ha dentro di sé, quello che noi traduciamo misericordia, ha dentro di sé due parole ebraiche che sono scritte qui, benevolezza nell'amore, sono scritte Chesed e Rachamim. Chesed è un termine più maschile, è una misericordia che ha un senso più maschile. Chesed vuol dire che Dio fa un'alleanza con te, si impegna a Lui con un'alleanza, e anche tu ti impegni. Però quando tu ti stufi di Dio, no? Lui dice, vabbè, mi stufo anch'io, amen. Ti sei stufata? Sì, va bene, amen. No, Lui non si stufa. Non si stufa, la festa è così, io mi sono stufato, no. E Lui non si stufa, ancora ti viene dietro, ti dà un'altra opportunità, questa è la misericordia, ti dà ancora un'opportunità, ti sei stufato, hai sbagliato, hai peccato,
ti sei arrabbiata, dice, ma guarda, grazie di donna, senti che parolacce, che io non so che cosa ti può capitare, no? Tiri dietro una scarpa, una suora, lo dico, io l'ho presa proprio sulla testa, pensavo, non pensavo di prenderti, dimmi se l'hai presa, capito? Allora, questa è la chesed, cioè che il Signore ancora ti dà un'opportunità, eh? E poi l'aspetto più femminile è il Rachamim, e vi ho spiegato altre volte che nell'ebraico, no? Che Rachamim viene da Rechem, è l'utero, il seno materno, quindi è l'aspetto più femminile, dove si rigenera, quindi è un amore che ti rigenera, quindi questo vale per il matrimonio, l'amore rigenera, e fare l'amore tra marito e moglie e li rigenera giorno dopo giorno, li aiuta a perdonarsi, non è contrario. Dice, quando mi domanderai scusa, allora farò l'amore. Se noi pensiamo di sa che cosa, è difficilissimo fare l'amore per l'uomo e la donna, eh? No, per carità, basta, sono stufa, vado avanti. E invece è quello, ti rigenera, rigenera la possibilità di stare insieme. Bene, questo per quanto riguarda, ma poi ancora, lei potrebbe dire, sì, va bene, tutte cose belle, però per sempre. Succederà per sempre. Allora guardate l'ultimo impegno che dice: ti farò mia sposa nella fedeltà, vuol dire che ti regalo anche la fedeltà. Questa è quello che ci ha aiutato, anche se non avete scrutato così questi testi, ci ha aiutato per fare la professione per sempre, Signore, eh? Dice, la fedeltà me la regali tu. Tu sarai con me per sempre, sempre davanti a me, sempre vicino a me e sempre anche alle mie spalle, perché battaglie le abbiamo dovute da parte a parte, in parte e anche le spalle. Ti manda l'angelo, io in genere quando vado in macchina, no? Dico, ho quattro angeli, due davanti che controllano la situazione e due di dietro, no? E gli angeli custodi che il Signore ti manda, è il Signore. Allora, questi sono, vedete, tre, ti farò mia sposa per sempre, ed è possibile questo rinnovamento, perché è tutto un dono del Signore. E allora, vedete, come termine, e tu conoscerai il Signore, e tu veramente saprai chi è Dio nella tua vita, cioè saprai come Dio si comporta, con tutto questo amore. E dopo le cose cambiano, se c'è un rapporto con il Signore, tutta la terra anche incomincia a respirare, perché quando l'uomo e la donna nella terra sono in comunione, anche la terra incomincia ad entrare in comunione. Difatti dice, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, e la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israele, e io li seminerò di nuovo per me nel paese, e amerò non amata, e non popolo mio dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Vi ricordate i figlioli che aveva il buon Osea, e avevano dei nomi strani, e adesso questi nomi sono cambiati, cioè la terra che prima non gridava, dice, ho bisogno di acqua, se qua muoio, mi avevano regalato un vasetto, dico, dammi, dai, che voglio anch'io un vasetto della noce di Sant'Antonio, non sapete, noce di Sant'Antonio sono proprio strani, li abbiamo lì, loro, quando tutto è verde, sono ancora secchi, sono tutti morti, quando arriva la tredicina di Sant'Antonio, mettono le orecchie, sono belli. Allora dico, dammi un noce di Sant'Antonio, ho chiamato all'economo, mi ha dato un noce, ma dopo sono andato, l'ho messo in stanza, gli ho dato un po' di acqua in stanza, ma forse non è il caso di tenermi in stanza, perché sono tornato da Copenaghen, vedo quelle orecchie giù, tutto, c'era 3-4, tutto secco era, non quasi, loro l'ho butto fuori. Allora c'è bisogno, capito, c'è bisogno di essere in un luogo fecondo, e il luogo fecondo è il
è il cuore di Israele, diciamo, se il cuore di Israele cambia, allora tutta la terra diventa feconda. Allora la terra chiede acqua, e se non gli dai acqua per una settimana quella muore. Allora la terra chiede acqua, e la terra a chi la chiede l'acqua? Al cielo. E il cielo sapete che ha l'acqua, perché nell'antichità si pensava, adesso vedete oggi un cielo azzurro perché è pieno di acqua, no? Fra poco allora verrà le nuvole, apre il cielo e viene giù l'acqua. Questa era l'immagine, cioè c'è un mare sopra il cielo, che è una specie di calotta bella dura, no? E il Signore apre le porte e butta giù l'acqua. Allora la terra risponde, chiede al cielo: dammi acqua. E il cielo dice: Signore, posso dare acqua a questi qua? Sì. Allora il Signore dice: dalle acqua. E allora innaffia la terra, e la terra dà il grano, risponderà il grano, dice: guarda, non riesco a crescere se tu non mi dai acqua. Risponde il grano, il vino e l'olio, e questi rispondono a Israele. Israele dice: qui senza grano, senza vino, senza olio moriamo tutti. Allora risponderà, vedete, continua, ritorna il dialogo, no? Il dialogo in comunità, no? E ritorna a dire tutte le cose che cominciano ad aggiustarsi. Questo è interessante. Il mio rapporto con il Signore non è soltanto un rapporto io-tu, ma è un rapporto io-tu-loro. Sempre il nostro rapporto con il Signore. Hai fatto un'ora di adorazione, non è dire: ah, che bene che sto, oh, no. Dopo i tuoi occhi con cui guardi le sorelle, le calmano, magari hanno un problema, vedono i tuoi occhi belli sereni e si calmano, non sanno perché si è calmata, perché ti ha visto. Cioè ritorna la comunione, ritorna l'amicizia, l'affetto in comunità, e gli seminerò di nuovo nel mio paese, e a non amata lo Rucamà, questa bamboccia che si chiamava bambina, si chiamerà Rucamà, amata, E questa è l'esperienza più bella, che ti senti amato da Dio, no? L'amato, Dio ti ama così come sei. E a non popolo mio, dice, ma io non lo voglio più vedere quello, no, sarai popolo mio, a me. Allora, ferme, intanto è scappare via, dice, andiamo via, subito, dice, ancora un pochino, vi leggo come termina questo testo, no? Vediamo un po', abbiamo visto, sono immagini chiare, no? Che ha Dio con il suo popolo come uno sposo e una sposa, quindi le relazioni, ma c'è un'altra immagine con cui conclude il libro, e vedete che trovate lo stesso tema, la stessa idea, la stessa buona notizia, ed è l'immagine del bambino che è educato. Al capitolo 11, quando Israele era giovinetto, io l'ho amato. Questo vi aiuta anche per creare in voi un cuore materno. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, cioè l'ho amato, e non ho chiamato dall'Egitto un esercito di straccioni, ho chiamato mio figlio. Tenete presente che questa non è soltanto una metafora, in Gesù Cristo siamo figli adottivi, vabbè, però, ma figli nel figlio. Cioè c'è non pensiamo figli adottivi, vabbè, siamo un moretto e amen. No, cioè, è la stessa natura, è una roba dell'altro mondo, la lasciamo perdere perché è difficile capire, è una roba grande, sei figlio adottivo, vuol dire che hai anche le stesse eredità del figlio e puoi avere gli stessi atteggiamenti di Gesù Cristo. E quando noi pensiamo ai santi, hanno avuto veramente questa esperienza di essere figli adottivi, avevano lo stesso atteggiamento di Gesù Cristo, che amava anche il nemico, cioè una vita cambiata, ecco. E dall'Egitto ho chiamato mio figlio, cioè ti ho tirato io fuori dall'Egitto, dalla schiavitù. Quindi la figliolanza viene dal fatto che c'è stato un passaggio, e noi l'abbiamo nel battesimo, ma quando fai la professione, ma tante volte anche nella penitenziale, è il passaggio dall'Egitto alla terra promessa. In quel momento lì ti senti figlio di Dio, figlia di Dio.
Però, oh, ma questi qua erano più testoni, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Lui li chiamava, non è che diceva, vabbè, arrangiati. Lui, poi si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, cioè invece di adorarmi, di amarmi, di venire a ringraziarmi nel Tempio, andavano invece a immolare vittime ai Baal, quindi agli idoli bruciavano incenso agli idoli. Io insegnavo, dice, ad Efraim, Efraim vuol dire il regno del nord, va bene, Efraim, io insegnavo a camminare come una mamma insegna a camminare, camminare vuol dire gli ho dato la Torah, la Torah vuol dire la legge, tenete presente che la Torah, che è quello che noi chiamiamo legge, vuol dire sentiero, dice guarda questo è il sentiero, vuoi venire qui a darti, io so venire e so andare, a venire so una strada, lì, quella se, per uscire so, ne so un'altra, questo ormai l'ho imparata più o meno, no, oggi ho domandato, dice, ma tu, di qua, dice, al portello dell'autostrada, ecco, sempre bisogna anche domandare, e allora insegnavo a camminare la Torah, traendola per mano, vedete, provate a pensare se non ha fatto così il Signore con voi sorelle, ma essi non compresero, non so se vi ricordate il bellissimo Salmo 77 che dice, sul mare passava la tua via, i suoi sentieri sulle grandi acque, ma essi non hanno capito, cioè non hanno visto. È chiaro che, oh sorelle mie, vedere le sue orme non furono comprese, le sue non furono viste. Vedere le orme sulle acque, devi stare molto attento perché tac, e dopo via, no? Cioè vuol dire che il Signore passa, devi stare attenta, se sei una grossolana che sta sempre distratta, non ti rendi conto che il Signore è già passato. Ma dove era? Non ho visto niente. Come non hai visto niente? Guarda, è passato di là, attraverso un fatto, le sue orme. Allora, ma essi non compresero che avevo cura di loro, non hanno compreso che io li amavo, li volevo bene. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Questo ero per Israele. E mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ma queste sono bellissime le immagini. E allora, visto che non mi vuoi ascoltare, dice, ritornerà un'idea che dice al Signore, ritornerà al paese d'Egitto, Assur sarà il suo re. Le conseguenze per sé, se noi vediamo questo rapporto con un rapporto normale, cos'è? Bene, tu ritornerai in Egitto, visto che non vuoi seguirmi, vedrai che gli idoli dove ti portano, gli idoli, non è che il Signore ti caccia in Egitto, no, gli idoli a cui tu ti sei aggrappato ti trasporteranno in Egitto e Assur sarà il tuo re. Voi gli idoli e Assur sarà, perché non hanno voluto convertirsi. Questo è, vedete, il primo momento: peccato, conversione e penitenza. La spada farà strage nelle loro città, sterminerà i loro figli, demolirà le loro. Però, vedete, il Signore dice: ma no, dice no. Cioè io questa gente, come faccio? Il popolo mio gli vuole un sacco di bene, convertirsi neanche parlare, quello non si vuole convertire, cosa facciamo? Lo mandiamo di nuovo in Egitto? Come faccio? Gli voglio troppo bene. Allora vedete, cambia atteggiamento, dice, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. E allora uno dice, non l'attacca. Come potrei abbandonarti Efraim? Come consegnarti ad altri Israele? Come potrei trattarti come Adamà, ridurti allo stato di Zebuim, cioè in mezzo a quelle città che sono state distrutte? Il mio cuore si commuove dentro di me e il mio intimo freme di compassione. Vedete la compassione è come del buon samaritano, la compassione che rigenera.
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim. Perché? Perché sono Dio e non un uomo. E l'uomo fa così, o ti converti come faceva mia mamma, devi convertirti prima, dopo, per carità, ti riprendo. Ma io sono Dio. Vedete, Dio che atteggiamento, si comporta diversamente. Prima ancora che io mi converta, Lui mi ama e mi vuol bene. E questo bene mi avvolge in modo tale che io finalmente riesco a voltare gli occhi verso di Lui. Perché sono Dio, non un uomo. Sono il Kadosh, il Santo. Il Santo, quando cantate il Santo alla mattina, no? Santo, 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 è il Santo. E il Santo vuol dire che è diverso, che ti ama anche quando tu sei fuori strada. Non dice, vabbè, se l'hai voluta, arrangiati. No, è Santo in mezzo a te, È il trascendente, ma anche lì in mezzo a noi. E non verrò nella mia ira. Quindi anche qui vedete, in questa seconda immagine del figliolo che non vuole convertirsi, eppure il Signore lo riprende con il suo amore. Ecco, diceva la madre, quando era un'ora, prima di... No, beh, se uno sta per morire, si alza e dice, fai così, tacita, dice, non morire. Riprendo una... ieri o ieri l'altro, non so, beh, con voi è più facile perché seguite tutte lo schema francescano, quindi lo schema normale, no? Le benedettine hanno cose un po' diverse. Allora, riprendiamo un altro profeta, sempre dello stesso secolo, il secolo d'oro della profezia, lo secolo ottavo, secolo d'oro, un profeta Isaia. Abbiamo visto Amos, Osea, Vediamo il profeta Isaia. Ed è interessante, guardate, Isaia era un laico, era un laico che è sempre stato considerato un personaggio molto, molto colto, quindi il Signore chiama persone semplici, umili e anche persone molto colte e le chiama. Però è interessante anche tenere presente il contesto in cui Isaia vive. Vive in una Gerusalemme, e ultimamente è salito al trono un certo Acas, un giovanotto, anche bravo per sé dal punto di vista politico, però non tanto fiducioso nella parola del Signore. Un giovanotto che si fidava più della sua politica e del gruppo di politici che aveva attorno a lui. Tra questi politici per sé inizialmente c'era anche il signor Isaia, anche Isaia, anche lui era sposato, aveva due figli con due nomi strani, no? Shear Yashub, e dopo aspetta quell'altro, lesto pronto al saccheggio, lesto, insomma, era, noi le chiamavamo il frate che appena vede la donna del cuoco subito, lesto alla preda, no? Arriva, si alza, arriva prima, così si mangia prima. Vabbè, ha dei nomi un pochino strani questi figlioli, che sono evidentemente nomi simbolici. Vi dicevo che Isaia vive in un periodo in cui a Gerusalemme c'erano come due partiti, un partito filo egiziano, un partito anche filo del nord, insomma, filo assiro, così. Ecco. Il problema serio in questo tempo è un problema politico anche, problema politico, cioè in Oriente, e sempre vedete anche in quel tempo lì, in Oriente, nell'Iraq attuale praticamente, no? Nell'Iraq attuale, aveva preso il potere un certo Tiglath-Pileser III, che era un generale molto ambizioso, ma anche molto intelligente, molto bravo, quindi una tattica militare, una tecnica e una tattica molto, molto raffinata,
Intanto ha incominciato a ricostruire l'esercito e a renderlo l'esercito più solido negli equipaggiamenti e poi veloce. E allora metteva tutti i cavalli dalle varie parti, in modo che è un esercito che... Ecco, e voleva riprendere in mano le redini del mondo, perché tu dici, se io non ho in mano, l'idea che abbiamo noi, no? Se non sono resina qui nel monastero, cosa faccio? Allora tutta la battaglia per esserci, guardatemi, magari ti amali in modo che tutte vengano trovate, ciao. E così imparano, sono la resina, guardate, malata sono, Voler essere la resina del mondo, l'abbiamo tutti dentro di noi, sì, se tutti mi guardano, tutti mi vogliono bene, sono io Dio, l'idea di essere Dio, no? È il peccato di Adamo ed Eva, vuol dire che ce l'hai ogni giorno, ce l'ho ogni giorno. Anche lui voleva essere Dio, ma faceva soffrire un sacco di popoli, quindi il problema era questo, voleva attaccare gli staterelli della costa e... È importante tenere presente questo fatto. Due staterelli della costa, cioè i vari staterelli della costa, uno era Samaria, che era il regno del nord, non era, e l'altro era il regno di Damasco, che era la Siria attuale, vedete i problemi, Iraq e Siria, dicevano noi vogliamo andare a fare insieme e fare un'alleanza con gli altri stati e vogliamo che anche il regno del sud, cioè il regno di Gerusalemme, venga con noi a combattere contro questo nemico comune. Ma Ancas non vuole, Alba non vuole e pensa, se io faccio una cosa molto diversa, non glielo dice e ecco. Allora teniamo presente questa situazione per capire questi testi. Allora, la prima cosa che volevo dirvi in questi 2 o 3 minuti è il momento della chiamata. Il momento della chiamata, dice, siamo nell'anno 740, sempre nel secolo VIII, no? È l'anno in cui muore il re. C'è da una parte un re che muore e lui invece vede il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. Perché è importante? Perché è un'esperienza che ha avuto anche Frate Francesco, quindi è un'esperienza tipicamente francescana, quella che leggiamo adesso. Quindi c'è un momento in cui Isaia, da buon laico, va nel Tempio, fin dove poteva arrivare, perché i sacerdoti andavano più avanti, stava nella... e però vede in questo tempio, fa un'esperienza come una visione, quello che può vedere di Dio lo vede, non si può vedere la faccia, se vedi la faccia sei finito, però sente, vede e sente, quindi vede tutto questo incenso, quel solito incenso che sale, ma lui vedeva qualcosa di più e sente questa musica, santo, santo, kadosh, 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 è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Questa sente questa musica stupenda, quindi vede Dio, vedete il profeta è uno che vede Dio, ha l'intuizione, vede Dio, vede i piani di Dio e quindi giudica la realtà con gli occhi di Dio, non con l'occhio soltanto dell'uomo, con l'occhio dell'uomo la realtà era giudicata da Ancas, che tutto sommato in qualche modo sembrava che fosse un politico anche intelligente, tutto sommato forse dopo alla fine si vede che non era intelligente per niente, però ha usato la sua intelligenza politica, mentre le parole che dirà Isaia, questo Isaia, sono parole che nascono da essere stato in contatto con Dio. Tenete presente il momento in cui voi sorelle davanti al Santissimo state un'ora lì in contatto, esci con gli occhi diversi, c'è niente da fare, se non stai là tutta addormentata, però il Signore parla ai suoi amici anche nel sonno, quindi non è che
È vero, succede alle volte. Anche a me una volta non dormivo mai nella preghiera, però mi dico, bisogna che mi ridica tutta la lettura perché mi sono addormentato, dici, da dove vi? Allora le ridico, in modo che, che cosa ho letto qua se mi sono addormentato? Un pisolino. Ecco. Allora, ma se dopo un'ora che stai davanti al Signore, esci con gli occhi del cuore puliti e vedi, sai giudicare in modo completamente diverso la situazione. Poi c'è vibravo negli spiriti, va bene. Allora la prima cosa che sperimenta questo uomo è più, no, ancora due, zwei minuten, che la sperimenta. Lui che era un uomo che aveva una parlantina stupenda e si vede come era bravo a scrivere, era un poeta, quindi era un sapiente, si rende conto che tutta la sua sapienza non serve. E vedete, è tutta la sua sapienza, guarda che ho studiato teologia, so brava, so quasi niente. No, non serve per dire le parole di Dio e si sente come le parole impure di fronte al Signore. Sono un uomo dalle labbra impure, io sono. Si rende conto. Allora uno dei serafini fa una cerimonia, prende un carbone e gli purifica la bocca. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le mole dell'altare, egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, ho toccato le tue labbra, ma il problema qual era? Era l'iniquità che era nel suo cuore, il peccato che era dentro di lui, perché il peccato ti onnubila. Quando sei nel peccato, no? Hai un odio, un risentimento, tu vedi che giudichi male tutti quanti, non soltanto la tua sorella che ti dà fastidio, ma giudichi male tutto, la tua vita, il tuo passato, il tuo futuro. E il peccato è espiato, quindi c'è come la radice del male che era dentro di te è tolta, e allora adesso sentite che bello sto qua. Poi sente, dopo che c'è stata questa purificazione, c'è la chiamata, sente una voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Sente come una voce e rispose: alza subito la mano, so qua io. È bello sto qua, Isaia poveretto dice sì prima ancora di sapere dove lo mandano, se vado io, chi vuole andare? Dice: là mi mandi madre, oh, per carità, cioè dice sì prima ancora di sapere dove. È contrario di buon Geremia, perché siamo tutti come Geremia che cerchiamo di scappare, non sei per me, è per lei, ma no, per carità. E dice lui: alza la mano. E dopo dice: oh, io, dice, ascolta, rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio, è generoso. Dopo si rende conto: Signore, fino a quando me l'hai questo? Va bene, basta, adesso è suonata la campana, adesso andate all'attacco del lavoro con gli occhi del Signore, provate a rileggere il lavoro che fate con gli occhi del Signore, che è molto più bello. Preghiamo. Noi ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.